Ulteriormente il pass god di Bosone che sia, o di Poma se non dovesse averne diritto in quanto a, o di Lazzari o di Cosa, se non ha più diritto a fine ottobre come ente provincia della Bosone. A fine mese l'ex presidente della provincia Bosone dovrà restituire il pass gold. Il lungo tira e molla sembra essere dunque arrivato ad una conclusione. Dopo le polemiche a distanza e la richiesta di informazioni in consiglio provinciale, il capogruppo di Forza Italia, Bobbio Pallavicini, ha avuto il tanto atteso faccia a faccia con l'assessore alla mobilità Lazzari, ricevendo la rassicurazione che Bosone, terminato il periodo di transizione dalla vecchia alla nuova amministrazione Poma, riconsegnerà il pass della discordia. Ma il consigliere di opposizione ha voluto andare fino in fondo alla questione. Questo permesso, che è il numero 956481, scadente il 9 giugno 2017, transito e sosta gold istituzionale, immortalato circa un mese dopo la cessazione della carica di presidente della provincia del senatore Daniele Bosone, a chi è intestato? È intestato a lui, non è intestato a lui, è intestato all'hacker, al giornale, ha fatto tutto, telepavia, ha sbagliato, cioè... Quel pass gold è intestato alla provincia di Pavia, che è stato rinnovato nel mese di giugno, quando il presidente Bosone era ancora presidente della provincia, tant'è vero che le votazioni sono state del 28 agosto. Una risposta che però stona con quanto affermato dal neopresidente Vittorio Poma nel consiglio provinciale di giovedì scorso. Non mi risulta che il permesso denominato Gold in possesso dell'ex presidente sia stato rilasciato dai comuni in forza della sua carica di presidente della provincia. Non mi risulta, invece che sia stato rilasciato precedentemente in forza della carica di senatore della